quello che poi faccio è sostanzialmente cacarmi sotto, perché sto improvvisando e non so che cosa farò fino all'ultimo. Molto jazz questo. Assolutamente jazz. Il mio primo contatto col jazz è stato quando ero molto piccolo, perché i miei genitori avevano Milestones di Miles Davis, che è un disco particolarmente bello, nonostante io non ami Miles Davis, e lo ascoltavo spessissimo, questo patrimonio culturale di musica nera, di soul, funk, jazz, l'ho scoperto attraverso il movimento Easy Jazz inglese della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e mi ha cambiato la vita. Train, io penso che sia una questione molto intima. Noi non abbiamo la presunzione con questa mostra e con questo spazio di rappresentare John Coltrane, ma semplicemente di avvicinare le persone. In sintonia con Dennis Longhi si è proprio pensato di avere un approccio non intellettuale, non da esperti, ma un approccio molto semplice, molto istintivo, molto libero, proprio per riuscire a interagire con persone che non hanno familiarità col jazz, che spesso vengono spaventate da questi big heads che parlano di jazz, che lo fanno passare come una cosa complicata, mentre è la cosa più semplice del mondo, come il blues. Giant Steps è il primo disco che ho sentito a 14 anni, eh? Cioè immaginati, io ascoltavo l'hip hop, arriva Giant Steps, dico cos'è sta roba? Poi alla fine è una musica che ti deve arrivare, il jazz troppo difficile per esempio per me a volte non è quello che voglio sentire. Coltrane, anche quando è complicato, quando si vede che lui è tormentato, ti arriva comunque se sei nel stato d'animo giusto, e quello è il compito del jazz. Il suo modo di suonare è un flusso continuo di energia pazzesca, però molto dolce, molto accondiscendente, molto legato al soul, è un po' come se ti cullasse, come se cullasse la tua anima, quindi ha una sua leggerezza. Calligrafia è una arte applicata al servizio del testo. In questo caso ho preso delle citazioni abbastanza anche famose di Coltrane, ho cercato di tirare fuori, diciamo, i concetti principali e anche di interpretarli graficamente. L'obiettivo di Zitempo era molto semplice, cioè quello di rappresentare l'Italia nel network Easy Jazz mondiale, proponendo qualcosa di nostrano che fosse apprezzabile e compatibile con quello che era la scena Easy Jazz di quegli anni. Il grande merito di questo festival è di unire le persone, creare sinergie e soprattutto proporsi con un atteggiamento no ego, che forse è l'insegnamento oggi più importante. Spero un giorno di sentirmi all'altezza del mio ruolo nell'essere sul palco con Luca, perché continuo a sentirmi un po' handicappato nello stare dietro con la musica, anche perché poi lui, che non è un DJ, regolarmente smette di fare questa calligrafia, si mette a mettere i dischi, e io, ecco, vorrei arrivare a mettere i dischi come Luca Barcellona, anche perché non mi occupo di calligrafia. Siamo tutti sotto il grosso segno del jazz.